Si è rivelato un falso allarme e la richiesta d'aiuto giunta al soccorso alpino di Arsiero alle 14 di domenica, che rischiava di muovere la squadra del soccorso verso l'altopiano dei fiorentini inutilmente. Un segnale automatico partito da una delle applicazioni di SOS che chiunque può scaricare sul proprio smartphone, capace di lanciare allerte al 118, ma da maneggiare rigorosamente con cura, onde evitare missioni di salvataggio e emergenza senza necessità. L'episodio di ieri, che per fortuna si è risolto senza sprechi di tempo e risorse pubbliche, consente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto di rimarcare ancora una volta l'importanza di prestare dovuta attenzione a questo tipo di dispositivi digitali. Se è vero che possono essere utili e rappresentare strumenti salvavita, il rischio tutt'altro che remoto consiste nel disperdere energie e mettere in pericolo altre persone. Nel caso di ieri l'allerta era scattata intorno alle 14 a inoltrarlo, come da prassi, la centrale del 118 di Vicenza, dopo averlo a sua volta ricevuto da un'azienda non meglio definita che produce apparecchi di localizzazione. In pratica veniva segnalata una posizione GPS con richiesta generica di soccorso. Mentre gli esperti si preparavano per la salita verso i fiorentini, è stato possibile appurare che si trattava di un allarme partito per errore. Essenziale il recupero lampo del numero di telefono da cui era partita la chiamata, scoprendo che proveniva da un gruppo impegnato in un addestramento per le emergenze valanghe scattato accidentalmente. Tutto si è concluso con l'operatore a riporre gli zaini nella sede per scampato pericolo.